proposte incognite sulla prossima stagione turistica, a Riccione si prepara la spiaggia per l'estate. Rimossa la duna protettiva, da lunedì i lavori agli stabilimenti. A Riccione ora che prova a immaginare e a progettare l'estate che verrà. Serena Biondini. Le ruspe guardano il mare, pronte ad abbattere l'ultima duna. A Riccione la spiaggia è già stata pulita, i bagnini scalpitano per poter tornare nei loro stabilimenti a fare i lavori di manutenzione necessari per l'avvio della stagione. La provincia di Rimini è l'unica della regione in cui era vietato. A Riccione qualcuno si avventura già oggi, la maggior parte inizierà lunedì. Naturalmente le preoccupazioni sono tante nei confronti di una stagione che è come minimo un'incognita, non sapremo verso che cosa potremo andare incontro, verso quale tipo di affluenza, verso quale tipo di problematiche. Il sindaco è ottimista, immagina ombrelloni a distanza di 4 metri, accordi per le consegne dei pasti in spiaggia, persino una app per prenotare l'accesso. Secondo lei si potrebbe tornare al mare già da metà giugno. Con anche il fatto che da lunedì potremo cominciare la prima manutenzione, la data che avevamo prospettato è sicuramente sempre più realizzabile. Sicuramente si andrà sempre di più verso un sistema che ci vede lontani, ma nel contempo con i tanti servizi che comunque questa città offre. Più cauti i gestori degli stabilimenti che attendono come una Bibbia i protocolli sanitari del Ministero. Noi faremo tutto quello che sarà necessario fare, quello che un pochettino ci preoccupa è la questione di responsabilità, perché avendo noi comunque delle spiagge notoriamente aperte tutto il pubblico, noi garantiremo quelle che sono le linee guida, ma non potremo svolgere compiti di polizia che non ci competono.